Una chiamata alle armi alle imprese abruzzesi affinché contribuiscano a portare con orgoglio il nome della regione fino a Dubai. Ma attenzione, le armi qui sono buone, innocue, gentili. Sono quelle della seduzione, del saper fare d'Abruzzo. I settori dal più tradizionale legato all'agricoltura e all'agronomia fino al farmaceutico e all'alta tecnologia per lo spazio. Sono diversi i campi di intervento che la regione Abruzzo vuole far conoscere ai visitatori dell'Expo di Dubai. Si parte ad ottobre, ma il lavoro qui è già iniziato. Ovviamente la call di oggi spero che possa essere recepita dalle imprese come una grande opportunità. Lo sforzo che ha fatto la regione, in questo caso Abruzzo Sviluppo, è quello di costruire di fatto un tavolo per l'internazionalizzazione che avrà come test certamente Dubai, ma che non vuole fermarsi al prossimo Expo, perché l'investimento principale su quale le istituzioni si stanno misurando è quello di costruire un strumento sinergico che possa aiutare le imprese almeno nel prossimo quinquennio. Dubai è un passaggio di un elemento che sotto il profilo strategico è certamente più significativo, e cioè quello di ricreare le condizioni per favorire l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Andare a proporre anche una visione di ricerca e tecnologica in un paese dove, insomma, lo abbiamo visto anche all'Expo 2015, sono parecchio avanti sotto questo punto di vista. Qual è il plus, se vogliamo, che possiamo aggiungere come Abruzzo? Innanzitutto il fatto che la regione più industrializzata del Mezzogiorno ha settori di investimento già in questo momento molto variegati, perché quelli a cui abbiamo fatto riferimento nella manifestazione di interesse qualificano un sistema molto articolato, perché l'Abruzzo dall'automotive fino all'aerospazio, ovviamente anche alla grande industria agricola, di fatto già presiede i mercati internazionali con dei grandi brand. Quello che manca a questa regione e che in parte riesce a sublimare questo tavolo è una condivisione sugli obiettivi, perché la grande industria per ovvie ragioni dialoga in modo molto parcellizzato con la piccola e media impresa. Io credo che anche il contributo del sistema camerale a questa operazione può aiutare davvero tutto il sistema economico abruzzese a diventare più forte e più robusto sui grandi mercati, perché il Far East ormai fa il 50% della produzione mondiale. Possiamo sintetizzare con non solo vino e arrosticini? Assolutamente sì, la grande scommessa è partire e passare all'industria sostenibile, perché la forza dell'Abruzzo è che ha un PIL molto importante, la regione europea che produce più industria. Probabilmente gli abruzzesi dovrebbero rivendicare di più questo primato e ovviamente a questo accompagnarlo col 33% di area protetta, perché ovviamente è una regione europea molto importante, e ovviamente qualificare l'offerta in termini di servizio e turismo. L'Abruzzo ha tutto.